Chiamata da tuo fratello, non potrà essere presente alla votazione di domenica e toccherà a te fare gli onori perché fili tutto liscio. Se la uso, voterò contro di te. Ma non rivedrai tuo fratello, tranne che per identificarne il corpo. Se credi che non dica sul serio, pensa al giudice. Neanche lui ci aveva creduto. Pensaci su, Maggie. Andiamo, Maggie. Non vorrai che tuo fratello muoia. Che c'è, Jesse? Sono cani. Hanno sentito il nostro odore. Parla per te, io ho fatto la doccia stamattina. Non possono essere lontani. Basta. La prossima volta mi affido a un'agenzia di viaggi. Non è la macchina di Zeke e Sadie. È proprio quella. Questo alcol è più vigoroso di un mulo seduto su un vespaio, assaggio un po'. Oh, abbiamo visite. Avanti, avanti, entrate. Ma guarda chi c'è, i nostri amici autostoppisti, entrate. Lo sapevo che una volta assaggiata quella buona acqua di fuoco ne avreste voluta ancora. Allora, quanti fiaschi ne volete? Almeno due per me. Due. Ma lo sapete che lo sceriffo vi sta dando la caccia? Sì, possiamo star qui finché il campo non sarà libero. Ah, certo. Ma certo, non corre buon sangue tra noi due e lo sceriffo. La metà di quello che guadagniamo col distillato finisce nelle sue tasche. E poi voi tre avete l'orso dorato dalla vostra parte e io non ho bisogno di sapere altro. Bene, ragazzi, interrompete le ricerche. Ormai ci siamo. Dove sono? A casa di Zig Betun per ora. E lasciate indietro i cani, non vorrei rovinare la sorpresa. Da Zig Betun. Io do un'occhiata fuori, eh? Brutta passeggiata. L'aria è troppo pesante. Mi sa che ci ammazza. Va bene, al mio segnale facciamo fuoco a volontà. Signorina, ehi signorina. Sono sempre carichi, non si sa mai. Buona causa.
Grazie, Zeke, noi facciamo una sorpresa. Adesso, adesso! Mai seminarli a piedi. Sai, te lo ricordi? Quello scherzetto che ci hanno fatto in Vietnam. Lo chiama scherzetto. È un umorista lui. Bene, le tracce portano da questa parte. Tiratemi giù! Tiratemi giù! Lo sa, sceriffo? I guru si appendono la testa in giù per ore ed ore. Loro dicono che stimola il cervello. Vi ucciderò, lo giuro. Appena vengo giù di qui siete morti. Dove ha messo Jack Slocum? Resterò appeso fino a marcire, piuttosto che dirvi dov'è. Sa che l'ha appena fatto. Per andarci prenderemo in prestito le sue chiavi. Su col morale, sceriffo, chiameremo sua moglie. Diremo che è stato trattenuto. Vi ucciderò! E Jonathan, dicevi sul serio che sai dove tengono Slocum? Beh, so dove cercare, comunque. Lo sceriffo aveva del polline sui vestiti, sì, di campanule. A cosa può servirti? Beh, crescono lungo i fiumi, sai, ma sono rare così a nord, perciò se troviamo i fiori possiamo trovare il nascondiglio, no? Allora che facciamo? Seguitemi! Dove diavolo vai? Scusate, devo volare! Sarei sbarazzato di quel buffone là dentro molto tempo fa. Credo che dopo la votazione realizzerai il tuo desiderio. Non dimenticarti del nostro accordo, Maggie. Puoi anche avere il mio voto, ma non potrai avere me. Ehi, hai sentito? Ah, stai calmo. Probabilmente uno scoiattolo. È meglio dare un'occhiata. Stai fermo, dammela.
adesso! Ti decidi a tornare qui? È perché sai di non avere delle buone carte? Eh? Andiamo, Jake, sei ancora in tempo per votare. Stai ancora aspettando l'orso dorato? Può darsi di sì. Dove diavolo è andato quell'idiota di sceriffo? Non importa, cominciamo. Sapete tutti di che si tratta. Ora vi chiamerò e voi firmerete se siete a favore del casinò. Se siete tanto pazzi potete anche non firmare. Comincerò io. Gart? Parli? Più veloce, Ty! Ho sempre sognato di guidare un fuoristrada. E ora, normalmente, dovremmo chiamare Jack Slocum. Però, prima di partire, ha firmato una delega. Quindi sarà sua sorella Maggie ad avere l'ultima parola. Maggie? Stiamo aspettando. Fermi! Aspettate! Ascoltatemi tutti! Questi sono sequestratori e assassini. Ho le prove per dimostrarlo. Lo dicevo che tornava! L'ho sempre detto! Misericordia! Lo vedo ma non ci credo. Dai addosso! Fermi voi! Siete in arresto per associazione a delitto! No, con questa ci rimetti di sicuro. Due punti. Non è una cosa stupenda. Io ti trovo davvero sconcertante. Vai in vacanza e finisci per portare a termine un caso importante. Già, è così. E questa è la parte buona. La seconda è che stendi un rapporto che sembra sia stato scritto da Cenerentola. Ma... Allora, cos'è questa idiozia di un orso alto 2,5 metri? Se non lo avessi visto con i miei occhi, non ci crederei. Quale orso? Hai visto? Lui era presente. Ma... E non ha visto un orso. Salve, signori. Oh, Jonathan. Professore, lei ha visto l'orso? Dai, forza, diglielo. Come? Ma non era uno scherzo. Oh.